Buongiorno, oggi siamo in compagnia di Vincenzo Maggi, pedagogista, esperto della formazione, docente nazionale della Federazione Italiana di Pallavolo, tecnico federale di esperienza trentennale ed ex atleta. Con Vincenzo parleremo della figura dell'allenatore, oltre che della relazione che si crea tra allenatore ed atleta, e delle dinamiche del gruppo squadra. Vogliamo iniziare intanto con aspetti di vita privata, chiedendogli come è diventato allenatore, perché è diventato allenatore, se ci sono stati dei punti di riferimento mentre era atleta come figure importanti. Intanto buongiorno. Salve, buongiorno. Intanto grazie per avermi invitato a questa conversazione, chiamiamola così, sulla figura dell'allenatore. Devo subito correggere il discorso che l'esperienza trentennale forse è qualcosa di più che trentennale. Visto che l'età, io ho cominciato a cogliere il gusto di essere allenatore a Modena. Mentre studiavo all'università di Modena, io sono dovuto andare per mantenere la forma fisica a cercare una palestra sportiva in cui fare pallavolo e non sapendo dove rivolgermi, bussavo a caso alle palestre dove sapevo che stavano facendo pallavolo. Mi trovai a dover bussare al liceo Tassoni di Modena, dove sentivo proprio il rumore delle palle, dei palloni di pallavolo e chiesi di poter parlare con l'allenatore, non conoscendolo. Mi indicarono un personaggio molto comico, se vogliamo, perché era seduto su una cavallina a gambe divaricate, con una giacca tipo emiliana, rossa, a quadrettoni, così. Allora si fu, addirittura, questo non bisognerebbe dirlo, ma era la verità, fumava in palestra e scoprì che era il professore Anderlini, Franco Anderlini, che è stato uno dei primi allenatori della nazionale italiana. Io non lo conoscevo, non sapevo quindi nulla di lui perché avevo 18 anni, quindi ecco perché i trentennali forse... Quarantennale. Mi chiese che cosa volessi fare. E quindi fu proprio come una specie di anamnesi, mi cominciò a chiedere ma perché sei venuto qua, perché fai pallavolo, ma ti senti di poter fare quello che fanno gli altri, cioè con un'indagine che a me sembrava un po' curiosa, doversi spifferare all'interno quali erano le motivazioni per cui andavo a fare pallavolo, però serenamente ne parlai con lui e disse allora vai con gli altri e mi trovai catapultato a fare allenamento con i ragazzi della nazionale che in quel caso erano tutti della Panini Modena. Che fortuna! Sì, solamente alla fine dell'allenamento io ringraziai il professore Anderlini e me ne andai insieme ad altri, allora c'era Nannini, Morandi, tutti i giocatori di una certa età che adesso forse i ragazzi di ora non conoscono se non forse sui libri di storia dello sport. E mi chiesero, ma come hai conosciuto il professor Anderlini? Ho detto, no, parlandogli. Parlandogli, e dicevo, ma sai che lui è il professore, è il CT della nazionale, che è uno dei migliori allenatori? Mi incantò questa familiarità, questo modo di trattare con l'allievo appena entrato, così timido, però voglioso di imparare da qualcuno. E ho continuato ad allenarmi per 3-4 mesi con lui, cercando proprio di scoprire, ma non intenzionalmente, per assorbimento. Cioè io ho imparato, secondo me, e mi sono portato appresso un metodo colto quasi per illuminazione, non per studio approfondito. Lo studio è venuto dopo per capire come mai c'era questo metodo che dava così tanti risultati, ma questa era la conoscenza. È da allora che sono stato contagiato al gusto di fare l'allenatore. Mi aggancio a quello che stavi raccontando, proprio parlando delle competenze che deve avere un allenatore.
volevo chiederti quali competenze personali, quindi oltre che professionali, dovrebbe possedere un allenatore, in particolare un tecnico del settore giovanile o che ha a che fare con coloro che stanno iniziando, diciamo, o che stanno in una fase di sviluppo, di stadio, no? Di cambiamento. Noi durante le registrazioni abbiamo parlato della conoscenza dell'atleta, della conoscenza dell'ambiente che lo circonda, dei metodi, quindi proprio didattici, e della materia che va insomma ad insegnare, no? Quindi pallavolo, che sia. Quello che ci stavi raccontando ricade proprio nella conoscenza dell'atleta e dell'ambiente che lo circonda, no? L'anamnesi di cui ci dicevi, che Anderlini ti stava... Certo, ma il discorso è appunto quello che poi, come dicevo prima, ho cercato di studiare proprio tecnicamente, anche come metodica di didattica dello sport, perché al di là adesso del gesto tecnico dello sport scelto, che in questo caso era la pallavolo, però l'aspetto che colpiva dell'allenatore, lui, ma ho visto che anche poi frequentando altri circoli della pallavolo a Modena, e l'Emilia in quei periodi è stata la patria della pallavolo, il sistema era simile, cioè, quindi il metodo era questa familiarità con gli atleti, con questo senso di essere il padre, ma non il padre che consente tutto, il padre che dà delle indicazioni, il padre che aiuta a superare quella fascia, mi spiego meglio, i ragazzi hanno sicuramente, in qualsiasi sport che fanno, soprattutto all'inizio, sanno fare già qualcosa, c'è qualcosa che non sanno assolutamente fare e c'è un qualche cosa che possono fare essendo aiutati da qualcun altro. In questa fascia, in questa parte centrale si inserisce la figura dell'allenatore, cioè far fare all'atleta che ancora non saprebbe fare da solo qualche cosa che lo spinge ad aumentare le sue competenze, e questo non può essere solamente con la somministrazione di esercizi, ma con la comprensione della motivazione per cui è andato in palestra, con la comprensione del perché fa sport in generale, del quale spinta o quale freno ha l'atleta nell'ambito della famiglia o dell'ambiente, questa voglia di aggregarsi ad un gruppo e nello stesso tempo nel gruppo stesso poi, una volta aggregato, si emergere o avere comunque un ruolo che lo soddisfi e lo porti più avanti. Quindi, scusa Vincenzo, possiamo affermare che l'allenatore ha un ruolo importante, che è quello dell'accompagnatore in qualche modo? Noi abbiamo parlato di questo. Cioè, sì. L'allenatore che accompagna l'atleta, nel nostro caso noi parliamo di bambini, ma proprio l'atleta, verso un percorso. È giusta questa affermazione? Credo che sia giustissima, anche se bisognerebbe aggiungere che forse che accompagnatore potrebbe sembrare un termine riduttivo, perché... tra i tanti termini che abbiamo utilizzato, proprio per dare l'idea che ovviamente può sembrare riduttivo, come dicevi tu, ma dà l'idea di questo fatto di stare vicino all'atleta. Sì, mi consentivo da solo di stigmatizzare questo termine accompagnatore, perché potrebbe sembrare che la semplice guardiania, no, non in questo senso, dell'allenatore un po' più... potrebbe dare frutti a qualche cosa, invece assolutamente no. C'è stato un periodo in cui molti sport sono stati fatti in questo senso, questa aggregazione a mandria di ragazzi per togliergli dalla strada queste parole, questi luoghi comuni, senza però lasciare un segno preciso invece di quello che può essere l'aspetto pedagogico, sì, strettamente certo, educativo e morale dell'allenamento. Quindi la figura dell'allenatore in un gruppo è determinante, perché funge da esempio vivente, cioè il ragazzo non impara da quello che gli si dice, impara da quello che sperimenta, sì, e da quello che sperimenta lo sperimenta o in prima persona o con l'aiuto dell'allenatore o del compagno più grande, che lo aiuta a superare quella difficoltà di un qualcosa che, ripeto, non sarebbe capace o non crede di essere capace di fare, perché in questa fascia, quando dicevo, c'è una competenza che già lo fa sentire competente, c'è una fascia in cui proprio non si azzarda neanche ad arrivarci, e c'è una fascia in cui o non ha ancora le competenze fisiche, gliele si possono fare sviluppare, oppure gli si dà quel pizzico di fiducia in più, quel senso di auto
stima che manca molto spesso, soprattutto in fasi adolescenziali o prima. Quindi il ruolo dell'allenatore in questa fascia è fondamentale, appunto, non per accompagnarlo, ma per proprio dargli insieme l'aiuto per superare, per aumentare la propria competenza e quindi passare sempre a competenze. Quindi importantissima la figura dell'allenatore. Fondamentale. Fondamentale. Ripeto, l'allenatore non deve essere necessariamente il padre, padrone o chi somministra semplicemente gli esercizi, ma è quello che proprio individua i punti di criticità di una crescita di un atleta e ne valorizza gli aspetti positivi per poter individuare nell'ambito anche di piccoli ragazzini, quelli che hanno un talento adatto per un determinato sport e poi forse anche produrre un futuro campione. Speriamo. Proprio in questa figura di accompagnamento, possiamo dire, come si insistete con questa? Come per noi è importante, forse questa figura di questo punto di riferimento, no? L'allenatore diventa un punto di riferimento per l'atleta, anche soprattutto nel settore giovanile, può diventare un punto di riferimento. Volevo capire come l'allenatore, l'educatore, il maestro che sia, nella gestione del gruppo, squadra o nella gestione dell'allenamento proprio, quindi nel proporre lo stile di vita, uno stile educativo, un metodo didattico, come poi interagisce con la famiglia degli atleti? Può andare in contrasto con alcuni insegnamenti dati dalla famiglia? Può essere, tra virgolette, considerata una figura invadente? Può essere considerata un aiuto? Come si gestisce la relazione con la famiglia, oltre che con l'atleta? Come si gestisce è in base alle situazioni delle famiglie. Ovviamente, per quello che tu stesso dicevi, non tutte le famiglie sono uguali. Ci sono i genitori che vedono nella figura dell'allenatore un alleato, e ci sono quelli che vedono la figura dell'allenatore, soprattutto se ci sono stati o se ci sono dei problemi già in famiglia, come un'intrusione nella gestione dei figli. Come gestire e analizzare nel dettaglio qual è la situazione familiare, senza entrare nel pettegolezzo, nella fase estremamente privata. Però un buon allenatore, soprattutto nella fascia, parliamo di scuola media, dico, si accorge subito in questa fase se ci sono quei conflitti adolescenziali in cui il senso di esplorazione del ragazzino va oltre le aspettative dei genitori, che vedono come una ribellione questo senso di esplorazione. Allora la figura dell'allenatore in questo caso si inserisce proprio al punto giusto per far vedere o mostrare al ragazzino, parlo di maschile, ma è evidente, sì, che il concetto è estensibile, e alla famiglia che l'esplorazione di tutte le varie anche acrobazie, mi spiego meglio, molto spesso in palestra qualche volta vengono ad assistere i genitori, e se dovesse esserci un momento in cui si sta facendo un'esercitazione acrobatica, non è escluso che si veda qualche madre o il padre, Madonna mia, che possono dire, non so, così si fanno male. Allora, in quel caso lì, ovviamente vuol dire che ci troviamo in situazione, penso sorridi perché la situazione è tipica, sì, no, questa tipica cosa qui. Allora, come gestire? Non facciamo venire i genitori in palestra, perché la palestra deve essere qualche cosa di altro, non di opposto alla famiglia, ma di altro, dove il bambino può crescere in mezzo a pari, sotto la guida di un'altra persona che non è il genitore e che ha un valore diverso, anche di esempio, ma non in contrapposizione al genitore o ai genitori, ma di affiancamento a queste figure. I bambini hanno bisogno di esperire quanto più cose diverse, per cui ci vuole la famiglia, ci vogliono gli amici più grandi, gli amici pari, l'allenatore esperto che ovviamente non dica solamente quello che si deve fare e lui fa poi altro, ma che in prima persona faccia quello che insegna a fare. E parlo anche proprio fisicamente anche dei gesti tecnici, cioè la figura dell'allenatore qua mi ricorda un po' come i Pelle Rossa, no? Cioè io vengo da una cultura dove si imparava a vivere leggendo Black Macigno, non so, i giornalini, le strisce si chiamano così. Nelle tribù c'era il capo guerriero
che veniva seguito perché era il più forte e comandava e quindi veniva così, oppure c'erano i saggi, quelli col calumet della pace. Le due figure non erano in contrapposizione, erano necessarie per la crescita della tribù in generale, per cui ci vuole un allenatore adesso che sia anche capace di mostrare il gesto tecnico, di fare vedere quello che si deve fare da un punto di vista dello sport che si sta praticando. Ci vuole un allenatore che nello stesso tempo faccia vedere anche all'esterno della palestra, fuori dalla palestra, nel suo mondo lavorativo, nei suoi rapporti con la famiglia, nei suoi rapporti con le persone esterne, come si comporta. E ci vuole la persona saggia, che saggia anche competente, che sappia indicare anche all'atleta come prendere da sé le informazioni, non necessariamente quindi inculcate o proposte, ma anche spingere ad una ricerca individuale. E noi siamo pienamente d'accordo su questo. Infatti ha anticipato le domande successive, perché volevamo chiedere appunto se la figura dell'allenatore è poi un esempio di stile di vita anche esterno alla palestra, di fair play, di educazione. Hai risposto in maniera anticipato. Beh, questa è una conversazione, appunto, non può essere limitata. Assolutamente. Io faccio un esempio che molto spesso altri colleghi allenatori mi invidiano, cioè un esempio, la prima cosa che io, ecco, non ci vuole, tra virgolette, pretendo nel momento in cui entrano i ragazzi in palestra, che ci si saluti con una stretta di mano. Dice, ma che significa? Basta che entra. Io non posso accettare proprio neanche mentalmente che un ragazzino che viene poi seguito da me possa entrare in palestra, andarsi negli spogliatoi, cambiarsi, rientrare, andare subito in palestra, prendere il pallone e cominciare a eseguire gli esercizi somministrati. Occorre salutarsi, stringersi la mano, guardarsi negli occhi, parlare, cioè tutta la sinestesia totale, cioè nel momento in cui uno si saluta ci vuole il contatto fisico, il contatto visivo, il contatto auditivo. È sufficiente questo, però questo è importante, in quel momento lì io già so, scusatemi forse la presunzione, se il ragazzino quel giorno è andato bene a scuola, se ha litigato con la fidanzata, se è stato rimproverato dai genitori, se è svogliato e sta venendo svogliato all'allenamento, no. Perché la stessa, che io chiamo così, rituale, lo svolgiamo poi alla fine, quando ognuno se ne va via, noi ci stringiamo, non è un obbligo, però noi ci stringiamo la mano, non ci diamo la mano, ce la stringiamo la mano. E in quel momento abbiamo capito, e possiamo capire reciprocamente, se io come allenatore sono contento di loro per quello che hanno fatto in palestra, se loro come allenati sono stati contenti dell'esercizio, dell'attività che hanno fatto, se ci sono motivi. E quello è il momento in cui nasce ed emerge la figura dell'allenatore attento, perché la prossima volta saprà chiamare Tizio Caio e dire: l'altro giorno ti ho visto un po' così, qual era il problema? Forse non ti stava uscendo bene quell'esercizio? E quello dice: sì, mister, non mi stava uscendo bene, ma non ti preoccupare, appena potenzierai quel distretto muscolare vedrai che ti uscirà meglio. Cioè, lì si inserisce in una conoscenza quindi continua di quelli che sono i rapporti di relazione tra allenatore. Purtroppo questo tipo di conoscenza non si apprende sui libri, è dato dall'esperienza di una sensibilità personale, secondo me, oltre che da un profondo studio per quanto riguarda l'attività fisica in generale. E secondo te, Vincenzo, lo sport in generale, oltre a quello che abbiamo detto, che tipo di valori può trasmettere? I grandi valori che lo sport in generale, come pratica pedagogica, a livello pedagogico educativo, perché ho visto che bene o male siamo sulla stessa lunghezza d'onda, cioè noi vediamo lo sport prima di tutto sotto il profilo pedagogico educativo, certo. Quanto ho capito, e quali valori può trasmettere? Ma io ne trasmette la formazione del gruppo, io più che di valore non so come intenderlo, più di un atteggiamento. E sì, tutto quello che sintetizzerei che lo sport può insegnare, può far esercitare l'impegno. In questa parola io riassumo tutto quello che può dare lo sport, cioè sapersi impegnare per un obiettivo che scegli tu, soprattutto tu atleta.
non un impegno per un obiettivo scelto da altri. Per cui qui io molto spesso mi rifaccio a Maslow, a quelle che erano le scale, sì, la piramide dei valori. Di Maslow, dei valori, perché è da lì che bisogna cominciare. Io ho allenato squadre di società economicamente benestanti e squadre di società, chiamiamole così, di quartiere. Mm-hmm. Senso, non allora, con disponibilità economica. Esattamente, dove il ragazzino già venire in palestra o sul campo con un paio di scarpe di una certa marca invece che quelle comprate al mercato così, di stoffa, era già un punto di arrivo difficile. Per cui proprio seguendo quella scala di valori e seguendola anche nel senso di aiutandola a superare, a passare di gradino in gradino, noi abbiamo proprio concretamente, vediamo il ragazzo che si impegna, che vuole prima raggiungere i suoi strumenti per poter fare lo sport, poi entrare a far parte di un gruppo. Una volta entrato a far parte del gruppo vuole assumere un ruolo nel gruppo, un ruolo importante, per poi arrivare anche a un ruolo eventualmente di comando, ma soprattutto ad una autorealizzazione. Cioè questa autorealizzazione come punta massima, no, di questa piramide la si ottiene non necessariamente vincendo campionati, si ottiene con l'aiuto dell'allenatore, questa è la figura e il compito principale, cioè facendogli capire che non è il prodotto che dà il senso dell'autorealizzazione, ma l'impegno profuso per raggiungere è nel processo che sta questa vedo che noi questa è la sesta puntata, stiamo lavorando appunto su questo, cioè i valori che lo sport può trasmettere, l'importanza di questa figura fondamentale che è quella dell'allenatore, dell'istruttore, della maestra che insegna al bambino. E tu Vincenzo ci stai dando un riassunto di tutto ciò che abbiamo fatto fino a mo' e stai stai rispondendo alle nostre domande che noi ancora non abbiamo fatto. per noi è un grande piacere perché ci rendiamo conto innanzitutto di aver fatto un buon lavoro fino ad oggi. E poi almeno io mi sento fortunato perché comunque quello che cerco di trasmettere ai miei ragazzi è quei valori positivi, no, che lo sport può trasmettere. In qualche modo chi ha più esperienza di me, chi già ha lavorato per più anni, lo ha fatto più o meno nello stesso modo. Per cui per me questo mi gratifica. Ecco. Volevo chiederti proprio sulle dinamiche di gruppo, sulla gestione del gruppo. Il bambino vuole partecipare, abbiamo detto che il bambino ha il bisogno di movimento e anche di rispondere a un bisogno di piacere, no? Quindi l'essere nel gruppo e praticare sport deve rispondere anche a questo bisogno di piacere, di movimento. Volevo capire intanto come si fa a mantenere anche nel gruppo questo clima di benessere, tra virgolette, e quali sono gli aiuti per far sì che le dinamiche di gruppo possano essere gestite, non lo so, ad esempio la divisa d'allenamento che so che utilizzi per farli sentire parte, no, del gruppo, l'essere vestiti simili anche per evitare quel dislivelli quasi di status economico che sono all'interno della palestra dovrebbero eliminarsi, o la stretta di mano, o l'aiutare il compagno, non lo so, nell'esercizio delle, tra virgolette, punizioni a tutta la squadra se il compagno più debole sbaglia, evitando però quelle forme di allontanamento del più debole che possono nascere automaticamente, insomma degli aiuti per la gestione della dinamica del gruppo. Sì, la risposta, cioè, come al solito l'ha detta solamente l'esperienza, ovviamente ci sono gruppi già coesi da loro stessi, cioè questo capita soprattutto quando molti di loro, dei ragazzi, sono già compagni anche di scuola e quindi è più facile gestire il gruppo in questo senso perché hanno motivazioni, hanno occasioni di incontro anche fuori dalla palestra. Diventa un po' più complesso, ma non complicato, gestire quando ci sono estrazioni sociali differenti, scuole, frequenza di scuole differenti, proprio alcune volte comuni di residenza differenti. Cosa fare? Nella pallavolo molto spesso gli esercizi si fanno a coppia e questo è un modo devastante
di smembrare il gruppo. Allora, cosa fare? Non certamente impedire al ragazzo che vuole fare esercizio con il compagno preferito, ma sicuramente fare ruotare gli esercizi. E allora, ad esempio, in pallavolo dove c'è uno scambio con il pallone a coppia, individuare che c'è una composizione fissa di coppie, c'è quasi sempre, senza far vedere che questo viene fatto ad hoc per distribuire le relazioni, bisogna, come allenatore, secondo me, ha l'obbligo proprio di far ruotare i componenti del gruppo in modo che tutti abbiano la possibilità di giocare con altri, mantenendo le loro preferenze. Nessuno vuole alterare le loro preferenze, però nell'ambito della costruzione del gruppo la rotazione deve essere, secondo me, fondamentale. Si deve applicare ottimo. Sì, d'accordissimo. E collegandoci un attimino al discorso, noi abbiamo toccato, se non vado errato, la scorsa puntata, quando parlavamo di competizione, Daniela. E secondo te la competizione ha un valore pedagogico? La competizione ha un valore pedagogico, però va distinta. Cioè, se c'è una competizione contro qualcuno, o una competizione contro i propri limiti. Perché... E comunque sia, è una competizione. Più, è come dicevo prima, io riporto tutto al termine dell'impegno. Cioè, quando una competizione non è altro che un impegno a raggiungere un obiettivo. Io adesso, al di là dell'etimologia latina o meno, cum competere, io l'ho sempre letto, forse è un'interpretazione mia particolare, competere significa cercare insieme, cioè chiedere insieme. Cioè, competere può significare avere il desiderio di una cosa della quale ha il desiderio anche un'altra persona. Allora, come impossessarsi oppure avere diritto, il merito di avere raggiungere quell'obiettivo? Impegnandosi. Quindi non abbassando i valori dell'avversario, ma superandoli. In questo senso, quindi il valore della competizione è, secondo me, essenziale, ma va inquadrato, e qui entra prepotentemente il ruolo dell'allenatore, facendo capire che non è abbattendo l'avversario che uno raggiunge l'obiettivo, ma migliorando sempre di più le proprie qualità per abbattere i propri limiti, che in quel caso diventano qualcosa di più, cioè rispetto all'avversario. Per cui la competizione, secondo me, ci vuole, non esasperata, ma gradualmente portata sempre al raggiungimento di obiettivi sempre più impegnativi. Perfetto. Se consideriamo che la competizione come valori possono servire anche all'apprendimento futuro dei bambini. Apprendimento futuro di cosa? Di qualsiasi, cioè noi abbiamo considerato che lo sport può, proprio per questo stile di vita, per questa tenacia, questa capacità di mantenere, no, lo stimolo, l'obiettivo, può essere anche utile a quelli che saranno gli apprendimenti futuri, a quelle che sarà la reazione davanti a ostacoli futuri. Anche l'idea di competizione, appunto, se non è verso l'altro nell'intento di superare i propri limiti, mi servirà o servirà al bambino nel suo stadio di sviluppo a capire come poi reagire, no, agli ostacoli che vengono dal di fuori o addirittura dagli ostacoli che vengono dal di dentro. Volevo chiederti, quanto pensi sia necessaria una specializzazione dello sport per i bambini, soprattutto in età giovane, diciamo, e quanto invece più sport possono creare un allargamento, allora, ti rispondo anche di subito, perché mi sta venendo subito in mente alcuni concetti di Bateson. Cioè, l'apprendimento per me è quello che rimane. Sto facendo un'analogia con l'alimentazione, non è quello che tu ingerisci, ma quello che rimane dopo aver evacuato quello che è l'apprendimento. Per cui nella specializzazione anche degli sport è quello che rimane dopo aver potuto fare anche qualsiasi tipo di sport che rimane nell'atleta. Per cui, se posso essere sembrato
così ambiguo nella risposta. No, assolutamente, il senso di ciò che volevi dire. Lo sport si possono fare, io consiglierei di far fare molti sport. La specializzazione non è un qualche cosa che deve essere imposta, ma è il risultato di quello che si è mangiato, tra virgolette, e che quindi è stato trattenuto dall'organismo. Adesso parliamo dello sport, per cui nell'ambito di tanti sport, io ho avuto due ragazzi che mi provenivano dal nuoto, dove erano dei campioncini di nuoto, sono venuti a fare pallavolo e beati loro sono arrivati a diventare campioni nazionali e altro, sono due gemelli. Quindi, oltre che di volley, di beach volley. Oltre quindi... di beach volley, vuol dire non ci sono state influenze negative da parte di altri sport. Io consiglierei di fare molti sport, di assorbire quanto più possibile gli aspetti più positivi di ogni sport, perché poi uno poi ha una predisposizione innata o perché è condizionata da un ambiente o da una sua idea per mettere a disposizione quello che ha imparato. Certo. Faccio io? Sì. Allora, quale dovrebbe essere il ruolo dei genitori nella scelta dello sport per il bambino? Dovrebbe essere il genitore a guidare il bambino verso... noi, io li chiamo genitori frustrati. Allora, o sì. Dovrebbe essere il bambino ad assaggiare e scegliere da solo? Non lo so, ex atleti che inviano i bambini a fare lo stesso sport. Il genitore, secondo me, ha... Io sono un genitore, no? Chissà di chi. O ha un obbligo, cioè quello di mettere a disposizione le occasioni per dare al ragazzo, al figlio, alla figlia che la possibilità di esprimere quello che poi proprio naturalmente ha come predisposizione. Per cui la figura del genitore già ex atleta o che vuole fare percorrere al figlio la stessa strada dall'inizio, ben venga se è il figlio che la vuole fare. Beh, sì. Nel senso avrà il figlio, sarà fortunato che potrà attingere dall'esperienza del genitore e quindi accelerare il processo di apprendimento senza passare le tappe che ha passato già il genitore, questo poi è l'apprendimento. Sì. Ma guai nel senso che non si ottengono risultati, e ne abbiamo tanti noi figli che abbandonano, figli di ex atleti, sì, figli d'arte, stavo per dire, che abbandonano dopo aver raggiunto perché non gli piace, non lo sentono proprio, cioè riescono bene lo stesso perché hanno avuto dei buoni maestri da un punto di vista tecnico, ma non sentono lo sport come un qualcosa di proprio, e lì sta poi il senso, far fare al ragazzo apparentemente quello che vuoi tu, ma sostanzialmente quello che vuole lui. Beh, volevo chiederti, e anche questo, siamo d'accordo, volevo chiederti una delle ultime domande. Se dovessi ipotizzare di progettare dei corsi a questo punto, no? Dopo tutto quello che ci siamo detti sulle competenze dell'allenatore, dell'educatore che vuole avere contatti con un gruppo che si va ad allenare, con un gruppo squadra, oltre ai corsi federali che sono molto tematizzati su proprio lo sport e le tecniche e la tattica, quali argomenti, quali tematiche inseriresti aggiuntive in questi corsi, se ci sono delle tematiche che possono essere utili? Quella tematica che io trovo indispensabile ultimamente, prima non si faceva, ma forse non era mai stato forse studiato, sistematizzato scientificamente o come metodo, è la programmazione neurolinguistica, cioè l'uso del linguaggio. Da sempre la parola ha avuto il suo effetto, la parola sappiamo che è un qualche cosa di veramente penetrante, e quindi imparare a usare la parola, dire a un ragazzino che non è capace di fare un qualche cosa, già significa condannarlo all'incapacità. Cioè questo uso del linguaggio, non voglio portare l'esempio del famoso l'effetto Pigmalione, no? Che tutti conosciamo, però l'effetto devastante appunto di una gestione leggera, superficiale del linguaggio nell'ambito dello sport deve essere meglio considerata, e quindi se dovessi consigliare, studiamo di più l'uso del linguaggio. Anche forse la coerenza tra comunicazione verbale e non verbale. Certo. Quando parlo di comunicazione parlo proprio di linguaggio quello, cioè generale. Non parlo del linguaggio verbale, anche la mimica. Io ero l'allenatore che ad un errore del ragazzo che non è riuscito, non per negligenza, ma perché incapace, storce il naso e altro, non ha certo gli effetti voluti. Cioè, invece, ecco, l'allenatore in quel caso lì dovrebbe essere capace di, tra virgolette, barare.
cioè rendere un esercizio che è già di suo difficile per un ragazzo più facile, senza che il ragazzo se ne accorga, per fargli superare quella fascia che abbiamo detto prima e aumentare quel senso di fiducia, che va non solo attraverso le parole, ma anche attraverso gesti, esperienze pratiche di palestra. Hai visto, Daniela? Sì. Noi siamo ovviamente d'accordo su tutto quanto detto da Vincenzo. Facciamo altre domande, Daniela? Il tempo è a nostra disposizione. Volevo solo chiedere se hai qualche autore da consigliare, da leggere ai nostri ascoltatori, se non lo so, Vygotsky, Maslow. Ma io più che leggere, sicuramente è stato già letto, però una rilettura di Vygotsky, di Pensiero e Linguaggio, secondo me non guasterebbe, perché mantiene vivida proprio il rapporto, il senso del rapporto tra l'adulto che è l'adulto piccolo che sta crescendo. Il bambino, sì. Quindi possiamo salutarci e ringraziando il dottor Maggi di essere stato qui con noi. È stato, almeno per me, una bellissima esperienza. Grazie. Che mi dà, mi fa sentire bene rispetto a quanto fatto da noi fino a mo'. E vi salutiamo, vi ricordiamo l'indirizzo di posta elettronica che è edwinmov.webtv@gmail.com, dandovi appuntamento alla prossima puntata, dove avremo ospite il dottor Vecchio, un medico specialista in ortopedia. Io lo ringrazio, vabbè, io lo vivo a casa, come si sarà capito, il mio papà. Lo ringrazio intanto perché tutto quello che oggi ha detto lo ha fatto non solo nella vita come allenatore, ma l'ha fatto anche come papà, quindi sicuramente un esempio. Sei stata fortunata. Scusate, adesso voglio ringraziare voi che mi avete invitato, ma soprattutto il professore Colazzo, che è il responsabile. Colgo l'occasione anche per congratularmi per l'ulteriore passo avanti, volo avanti che ha fatto. Professore Colazzo è una grande persona, veramente. Va bene. Alla prossima. Buona Ciao. Giornata. Arrivederci.